quando mio padre si presenta con una scatola rettangolare avvolta da una carta lucida color testa di moro e le scritte argento scientifiche, l'unica cosa che sente sono le mie urla di gioia che rimbombano sino al cortile. Scientific è il negozio di modellismo di via Raffaello Sanzio, due vetrine zeppe di giochi pazzeschi davanti alle quali mi perdo sempre dopo la scuola a guardare alianti, modellini in balsa, mezzi militari da costruire, strumenti elettronici vari. So perfettamente cosa c'è dietro quella carta. L'unboxing è un concetto che si sposa alla perfezione, solo che allora non c'era la possibilità di condividere con nessuno l'apertura del regalo. Era un'emozione intima, solitaria, nella quale quelli come me, in quel 1974, potevano essere al contempo conduttori e pubblico, cronisti e ascoltatori. La sagoma di cartone, liberata dalla carta del negozio, rivela finalmente il bianco e verde della confezione, la conferma di ciò che già sapevo. Le scatole del subbuteo sono tutte uguali. Non c'è un'immagine a mostrare che squadra è contenuta. Può essere l'Olanda di Cruyff, il Brasile di Rivelino o l'Italia di Mazzola e Capello. E invece è lo Zaire di Mwepu, il terzino diventato famoso perché aveva battuto al posto di Rivelino il calcio di punizione dal limite che era in favore del Brasile. Sì, il difensore dello Zaire ha battuto un calcio di punizione fischiato contro. Era un calcio per scacciare la morte, quella minacciata dal suo dittatore, Mobutu, se avessero perso per 3-0 e stavano perdendo per 2-0. Io di questa storia non ne sapevo niente. A me bastavano i colori. Lo Zaire era figo, pantaloncini gialli e maglietta verde, tutti neri. Sul campo di panno stavano da Dio. Si può dire, vero? O sono poco corretto? Quella sera del 29 luglio impongo alla famiglia le mie regole. Spostare il tavolino del salotto di un metro per allargare lo spazio del tappeto persiano. Sopra ci va il panno, tirato bene per non fare pieghe. E poi le porte, gli spalti. La abat-jour sequestrata dalla camera da letto, a terra, per simulare le luci notturne. Va in scena la partita mondiale, Zaire-Brasile. Mi sdraio per guardare il campo dalla prospettiva, i miei occhi come telecamera a bordo campo. Il tavolino diventa il palco d'onore. Coppie di topolino attorno col dorso verso il prato per simulare la pubblicità a bordo campo. L'ultima pallina delle tre che avevo, che ancora non si era rotta e rimbalzava regolarmente, posizionata a centrocampo. L'alito soffiato a imitare l'indistinto vociare dello stadio. Primo tempo prima di cena e, forse, secondo tempo dopo, sempre che papà non dichiari la sospensione del match causa telegiornale. Ecco, ogni volta che entro a casa di Gina, dove sono cresciuto, ritrovo quel tappeto, quel tavolino, e rivedo nella mia immaginazione il subbuteo e mille altri angoli, microcosmi infiniti nei quali ancora vivono le mie fantasie. Come quella partita di 49 anni fa, io, sdraiato a terra nel mio mondo, nel quale nessuno poteva entrare, o meglio, entrava chiunque, ma era considerato alla stregua di un evento apocalittico, un tornado, un terremoto, che ero pronto a ripristinare con un gioco e un paesaggio nuovo, un mondo fantastico di un ragazzino. La mia vita è semplice. Faccio il cronista, racconto le storie che mi passano davanti al feed dell'agenzia di stampa, faccio orari abitudinari, poi vado a casa, incontro gli amici, racconto la giornata a Sara, mia moglie. Cerco di fare al meglio il padre e curo, anche qui come posso, gli affetti, mia madre Gina, che viene seguita notte e giorno dalla sua badante, il suo angelo. Ogni tanto la vado a trovare per sapere come sta, farle un po' di compagnia,
prevedere la mia vita di bambino, normale, semplice, felice. Mi chiamo Alfredo Argento e questa è la mia storia. Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari. Sono Angelo Astrei, sono un podcaster e le storie le amo tutte. Figuriamoci quelle di un podcast che si chiama La mia storia. Lo adoro. Buon ascolto. Io vi aspetto nelle storie che racconto per gli ascoltabili, quelle di Disruptive, sui personaggi che hanno segnato un prima e un dopo sui campi da calcio. Ciao. Quella mattina in redazione arriviamo tutti alla chetichella, come al solito alle 5:30. Mauri ancora la brioche confezionata in bocca. Eli con le mani che tengono borsette e computer, mentre con una mano spuntata da chissà dove si infilava la camicetta nei jeans sempre troppo stretti. Bruno, il capo degli esteri, ci accoglie a capotavola in manica di camicia e la faccia di chi non ha dormito. Avevo pronti tutti i dati riguardanti la pandemia, il solito insieme di ammalati, ricoverati, terapie intensive, morti. Ma qualcosa mi diceva che il copione di quella mattina non sarebbe stato lo stesso degli ultimi 2 anni. Sai quando te la senti? Era proprio così. Bruno esordisce con la frase che tutti ci aspettavamo di sentire, ma che avevamo tenuto nel fondo della nostra parte razionale, in un angolo, schiacciata da pensieri di quotidianità, progetti di vacanze, prenotazioni al ristorante e partite di tennis della domenica. La guerra è scoppiata. La Russia aveva oltrepassato i confini ucraini, già si registravano i primi scontri, le truppe avanzavano dritte verso Kiev. Sento salirmi un'adrenalina che non provavo da 2 anni esatti, da quando erano stati registrati i primi casi di Covid-19 a Codogno. L'euforia del pericolo, il senso di un momento che stava definendo una pagina di storia. E quella storia, quel conflitto appena iniziato, che fino a quel momento pareva un gioco delle parti tra una nazione orgogliosa e ostinata e una potenza prepotente, sprezzante di ogni principio, si era trasformato in un conflitto che sapeva di vecchie storie di secoli mai sopite. Buttiamo via i pezzi preparati la sera prima, ci attacchiamo alle agenzie di stampa, verifichiamo chi siano i giornalisti inviati nelle regioni vicino e se ne abbiamo i contatti diretti. A Kiev non abbiamo nessuno, le chiamate con gli altri giornali si infittiscono. Preparo il mio pezzo per l'edizione delle 6 del mattino, ma non so cosa dire di più di quanto già tutti sappiano. Mi danno tutto il resto delle notizie, ma non ci sarà tempo di leggere delle partite di calcio, del pastone politico, se non qualche dichiarazione buttata a caso da esponenti politici, anche loro sorpresi e impreparati ad affrontare i temi grandi, quelli veri. Il canale si appresta a stravolgere la programmazione per una diretta continua, con ospiti, opinionisti, un generale in pensione, un politologo quasi dimenticato, il corrispondente di un grande giornale da Mosca che non si capacita dell'accelerazione appena impressa alla sua stanca carriera all'ombra della Piazza Rossa. E così via dicendo, un personaggi che si affacciano alla ribalta, profeti del quanto durerà, esperti di missile a guida laser, politologi che sentono il polso dello studio ovale. Al termine dell'edizione, il collega Giovanni Mastro Giacomo continuerà con una diretta non-stop insieme ad ospiti e esperti sul conflitto appena iniziato. Restate con noi. Milano è sempre di più una bella donna, sempre un po' più isterica. Dopo il Covid c'è una voglia pazzesca di uscire, vedersi. Forse un po' too much per i miei gusti. Sarà che ho ormai parecchi anni di lavoro alle spalle, che non c'ho più tanta voglia. Vai a sapere. Sono stanco di fare avanti e indietro con Legnano.
vivere la parte stressante della città di giorno e tornare nella tranquillità della provincia la sera. Alla fine imbruttisce, anche se fai il lavoro più vario del mondo. Anche se puoi dire di lavorare per la radio, che affascina quando ne parli, ma anche chi se ne frega, no? Piazza De Angeli, grazie. Ha la carta di credito, vero? Finito il turno in radio, spesso salto su un taxi e mi presento a casa di mia madre. Classe 24. Sì, signori, 24 del secolo scorso. Fra poco fanno 100. Gina mi riconosce quando arrivo e a me pare che sorrida. La sua bocca svuotata dai denti si stira a comporre una specie di sorriso. Almeno a me sembra così. Magari solo immaginazione. Magari non ha un cazzo di voglia di sorridere, anche se so che ogni tanto anche lei deve lasciare andare i pensieri brutti e aggrapparsi come un naufrago a uno straccio di novità della giornata. E tu che arrivi e gridi «Ciao mamma, tutto bene?» Tu sei quello straccio. Sì, uno straccio. Perché non si può chiedere se va tutto bene a una donna che non si può più muovere, che non vede quasi più e non ha i denti. Gina, da un paio d'anni, ha smesso di parlare. Non le interessa più. Mi riconosce probabilmente dalla voce, dalla mia sagoma, che riconosce attraverso i contorni della cataratta, che le ha oscurato tutta la parte centrale del visus, si dice così. Quindi mi metto laterale, mi avvicino, le faccio sentire il mio odore. In 50 anni che mi conosce, probabilmente apprezza di me queste informazioni inedite che le propongo, visto che la parte sonora ha deciso di smetterla. L'ho già detto, non cammina più, non vede, non parla, ma ci sente benissimo. Si capisce che non ne può più. La cosa mi inquieta, mi mette ansia. Mi guarda con i suoi occhi nocciola e mi parla. A me sembra che mi dica «Guarda come sono ridotta, secondo te è quanto mi merito dopo 98 anni?» «Sì, sì, chiaro, è la mia proiezione che parla». Magari lei sta pensando che è contenta che sono vicino a lei, che le tengo la mano, anche se ogni tanto sento il suo fastidio. Lei che si ritrae, si accartoccia finché non le dico di alzarsi su, di tirare su la testa invece di piegarsi sulla forma della carrozzina che la ospita. La regina Elisabetta ha un codice di comunicazione segreto con i suoi collaboratori e assistenti. La borsetta posta sul tavolo in occasione di un incontro istituzionale manda un messaggio univoco. Entro 10 minuti portatemi via da questo colloquio. Se la mette appoggiata a terra vuol dire che la conversazione deve chiudersi in meno di un minuto. Ha una collezione di oltre 100 calzature che fa indossare da un assistente per un paio d'ore prima di calzarle, per trovarle morbide e accoglienti. Quando le leggo gli articoli delle riviste, cosiddette leggere, mi sembra che si perda. Forse non pensa più alla sua condizione. Si immerge nei personaggi che l'hanno accompagnata nel corso della sua vita. E la regina è una delle poche coetanee che posso proporle. D'altronde leggo per lavoro. Ci sta che le legga qualche notizia. Amori non corrisposti, tradimenti, passioni. Apprezzo quegli scrittori che si dedicano a questi contenuti. Prima li consideravo merda. Leggerli per mia madre mi ha riportato a un universo di emozioni che mi accorgo improvvisamente mi sono state troppo estranee e questo mi fa sentire un radical chic abbruttito. Ringrazio mia madre per questo, per farmi dire grazie a ogni respiro, ogni sorso d'acqua bevuto, ogni sapore che può diventare l'unico momento di piacere in una giornata ingabbiata in un corpo che non risponde più ai richiami. Perché mia madre è prigioniera del suo corpo e i suoi occhi nocciola sembra che mi implorino a volte di liberarla. Sì, mi rendo conto che la sparo grossa, che non si dice, non si deve, ma lo penso. E come se lo penso. E ringrazio Gina per questo, perché continua a insegnarmi cose, anche se sono un cazzo di cinquantenne che pensa di avere ancora l'età dei 100 all'ora. Io dico che magari
Gli ombrelli, anch'essi numerosi come le scarpe, sono tutti trasparenti, così da poter essere vista dal popolo anche quando c'è cattivo tempo. E nel Regno Unito, si sa, piove molto spesso. Ok, Gina, adesso mangiamo. Che dici? Hai fame? All'inizio fa sempre fatica. Non vuole ingoiare niente. Poi il suo angelo custode le fa sentire i profumi. E allora quel corpo, che ancora riesce a sentire gli odori, si riaccende. E la bocca, magicamente, si apre. Gina mangia cose che un medico non vorrebbe mai sentire pronunciare nella dieta di una centenaria. Melanzane alla parmigiana, filetti di pesce in crosta, risotto agli asparagi, cotoletta alla milanese con patatine, pizza napoletana. Non fate quella faccia. Il suo angelo custode passa la mattina in cucina a preparare piatti sfiziosi, proprio come se dovessero essere mangiati da persone con i denti e gli stomaci di ferro, capaci di tenere in mano forchette e coltello. E poi frulla tutto. Oh, sminuzza con un'attenzione certosina. E il sapore resta intatto. Anche quello della pizza. Credetemi, l'ho provato. Mi stupisce quell'angelo custode ogni volta che compie il miracolo. Fa rinascere quell'anima. Risveglia il suo corpo prendendolo letteralmente per la gola. E questo è vita, comunque. Mi viene in mente quella volta di 10 anni fa che, dopo una crisi esistenziale, o forse era un esaurimento, mi sono regalato un corso di mindfulness. Tipo 6 ore a toccare una nocciolina, sentirne la consistenza, portarla alla bocca e sgranocchiarla lentamente concentrandosi su di essa. Ecco, Gina è come se lo facesse tutti i giorni. Si avvicina al cucchiaio, riconosce il profumo degli asparagi mantecati col risotto, attiva un pensiero limbico di sopravvivenza e godimento e apre la bocca. Quel giorno il momento del pranzo non sarebbe stato come gli altri. Qualcosa era destinato ad andare storto. Gina non ha fatto un plissé, un piatto che cade a terra. Cosa vuoi che le importi rispetto alle cose più importanti della sua vita? Ha un respiro in più, ha un pensiero in loop in meno. Io sono saltato in aria. Da quell'angelo custode non me lo sarei mai aspettato. Doveva essere accaduto qualcosa. Corro in cucina. I 1000 pezzi di un piatto, schizzati da una colata semiliquida con i colori del pesto, tempestati di schegge di trofie sminuzzate, giacevano a terra come se facessero parte di un'esplosione cosmica. Definivano un paesaggio lunare. Mi sono immaginato sdraiato su quel pavimento, come ho fatto centinaia di volte da bambino, a esplorare luoghi fantastici contrassegnati dalle linee prospettiche delle piastrelle, un metaverso analogico segnato da pochi giochi sul pavimento, qualche soldatino, le automobiline, a definire strade e mondi immaginari. La cucina, mamma Gina, la teneva sempre pulita a specchio e io mi sdraiavo volentieri sulle piastrelle fresche d'estate con i miei soldatini Atlantic di Sua Maestà a combattere nel deserto del Sahara le truppe del generale Rommel. Mi rivedo sdraiato davanti a quello scenario lavico alla Stanley Kubrick. Potrei esplorarlo con il mio amico Big Jim, ma non posso piegarmi in ginocchio, un po' perché non c'è spazio e poi perché la persona che ho davanti penserebbe che sono impazzito. Dunque mi rassegno. I miei 59 anni, i dolori alle ginocchia e una reputazione da difendere mi mantengono inesorabilmente in piedi. Alzo lo sguardo e incrocio quello dell'angelo che mi guarda con gli occhi sbarrati. Una smorfia che non so ancora se è un sorriso di circostanza, sgomento o una disperata richiesta di aiuto. L'angelo di Gina ha un nome, Oksana Oncharuk. Oksana è con noi da 7 anni. Ha 56 anni, 3 meno di me.
La corporatura robusta, due occhi azzurri vivi, o meglio, vivaci, la tempra necessaria per stare accanto a una paziente inerte come mia madre, il senso di missione che ha dentro di sé, con una figlia e due nipoti che dipendono quasi un totto da lei, e che stanno in Ucraina. Sì, Oksana è ucraina, di Lutsk, una cittadina a ovest di Kiev, andando verso la Polonia. Guardandola, muta, sento che quella forza missionaria che l'ha sempre animata non c'è più. Si è frantumata alla stregua del piatto, quella dedizione amorosa che ha guidato ogni suo gesto sino a quel momento. Sparita, i suoi occhi smarriti. In mano lo smartphone, ha ricevuto un messaggio. La sua famiglia, mi spiega. La guerra, un bombardamento. Anche a Lutsk. Lei non pensava che sarebbero arrivati sin lì. Invece, i missili sovietici viaggiano lontano e colpiscono le basi militari in ogni parte del paese. Il punto è che Oksana, a Lutz, ha una casa, una figlia e due nipoti. E ora ha paura per loro. Quel giorno avrei voluto dirle di non pensare al lavoro, di sentire sua figlia, capire se le bambine stanno bene. Ma mia madre non aspetta, non può aspettare. Cosa volete che ne sappia di guerra e bombardamenti? Lei li ha vissuti da ragazza, i bombardamenti. Sfollata, fidanzata con un soldato, ha aspettato, ha vissuto. Ora forse non le importa più di nulla. Seconda settimana di guerra. La resistenza ucraina è organizzata a nord di Kiev, a est, dove la città più vicina al confine è Kharkiv, e a sud e sud-est, dove gli attacchi sono rivolti verso Kherson e dalle neoproclamate repubbliche del Donbass, Donetsk e Luhansk, verso la città di Mariupol. Una sorta di accerchiamento, si direbbe, ben contrastato, tuttavia, dalle truppe ucraine e dal freddo, che non permette un'avanzata rapida alle truppe del Cremlino. In redazione abbiamo messo in secondo piano il pastone politico, la pandemia e tutto il resto. Davanti c'è solo la guerra e l'incipiente montata dei profughi che stanno premendo sulle frontiere polacche. L'Europa che si organizza per accoglierli e in ordine sparso che esprime il suo dissenso alla Russia per quella che viene definita in tutto e per tutto un'aggressione. Ho raccontato come cronista già diverse crisi internazionali, dalle guerre in Iraq, Kuwait, alle Torri Gemelle, l'ISIS, l'Afghanistan, la Siria. Sarà per la vicinanza, ma questa è diversa. Il suo effetto è permanente, va oltre i notiziari. Faccio fatica a lasciare questa storia fuori dalla mia intimità. Ad altri fa invece l'effetto opposto. Al bar della radio i commenti sono per lo più di fastidio. Prima la pandemia, ora la guerra. Ci mancano solo le cavallette. O potrebbe piovere, si dice citando John Belushi e Marty Feldman. Ma sono i casi migliori. La gente è incazzata, insofferente. Non vuole saperne di altri problemi. Le immagini dei profughi che si ammassano al confine fanno un effetto opposto. Ti proietti in fila anche tu al confine, a ringraziare per un brodo caldo, ad aspettare ore e ore per trovare rifugio. E allora ti dici che sei fortunato, con i tuoi casini, i problemi di tutti i giorni, la famiglia, tua madre da accudire. È per forza che Oksana diventa un tuo pensiero, perché come fai a dedicarti a un'altra persona quando i tuoi cari sono in pericolo? Oksana ripete continuamente che tutto è ok, ma parla come il mio Siri, senza espressione. La figlia Irina con le due bambine, Olena e Alessia, hanno deciso di lasciare il paese di Lutsk e sono in fila al confine polacco in attesa di avere lo status di rifugiate. Al posto suo forse sarei nel panico totale, ma Oksana ha un atteggiamento diverso, marziale. Ora è super concentrata sul suo compito. È diventata una macchina efficiente. Somministra pasti, medicine, pulisce il corpo di Gina con meticolosa precisione. Per toglierla dal letto, la imbarca nel sollevatore e la deposita sulla carrozzina due volte al giorno. È attenta a farla bere nel modo corretto, senza che le vada il sorso di traverso. Gina è il suo movente di resistenza. Gina è il motivo che tiene insieme tutta la baracca. Gina non parla.
sembra accartocciata nel suo piccolo mondo fatto di bere a piccoli sorsi, mangiare pappe, attese davanti alla TV, riposini pomeridiani, sveglie notturne, piccole lamentele, che a me paiono la richiesta di conferma. Oh, siete ancora qui, vero? Non mi avete lasciata sola? Una specie di tecnica di sopravvivenza dopo una vita passata a tirar su 4 figli e badare a un marito. Io la vedo stanca. Mi manca la sua immortalità. Perché le mamme sono immortali, vero? Nessuna risposta. Nessuna parola comprensibile, solo versi e sguardi nel vuoto. Eppure mi chiedo se questa guerra l'ha capita, se il rumore delle sirene che annunciano i bombardamenti che si sentono in TV le ricordano qualcosa delle sue fughe a 20 anni giù nei rifugi a proteggersi dalle bombe americane che facevano male come quelle russe, perché le bombe sono bombe, no? Ma lei non parla, non risponde. Sembra che la guerra non le interessi. Eppure ricordo quando raccontava di come condivideva con i nonni quel poco cibo che si riusciva a racimolare e come sembrasse una festa lo stare insieme, perché era quello che contava veramente, più di ogni cosa per la quale quotidianamente ci preoccupiamo in questa metropoli troppo scintillante che non ti dà tregua, come il feed di Instagram che ti spara video e post correlati dopo i quali c'è solo un grande vuoto, desolazione, tristezza. In questi decenni le Milano si sono moltiplicate. C'è quella di Gaea Olenti, del Bosco Verticale, quella di City Life, della Movida sui Navigli. E poi c'è il traffico nervoso della mattina, quello ancora più incazzato del rientro. Attorno, cinture urbane dove la vita è più simile a una detenzione che a una scelta libera, fatta di code al discount, orari di lavoro impossibili, dove smart working è una parola senza senso per chi si occupa dei servizi di delivery, di pulizia nelle case abbienti, ma anche per impiegati di concetto in aziende vecchio stile. Nel centro di accoglienza della Croce Rossa di Bresso cominciano ad arrivare i primi pullman. Sono zeppi di donne e bambini ucraini. Li sistemano insieme a chi con lo statuto di rifugiato ci convive da decenni. Curdi, armeni, egiziani, siriani, iracheni, iraniani. Gente che fugge dai suoi despoti, dai suoi orchi. Per loro spostarsi più in là non è un problema. La solidarietà si dà o non si dà. Non ci sono sfumature. Arrivano lì Irina e le sue bimbe Olena e Alessia. Si sistemano alla bella e meglio. Ma come ci puoi stare più di qualche giorno in una camerata con 12 letti e le tue cose in un trolley da tenere in ordine senza poter uscire perché non hai i documenti aspettando la chiamata della questura? Cos'è che ti fa attendere il momento delle impronte digitali come la porta verso la libertà, la dignità? Penso a quella ragazza e alle sue bimbe, a questo mondo al femminile dove la presenza degli uomini non è contemplata, come se i maschi fossero strumenti di riproduzione. È un mondo di donne e so che sto bestemmiando, ma giuro, in 20 anni che ho a che fare con badanti ucraine non ne ho trovata una felicemente sposata, ma sì, piene di figli e nipoti. Una società di donne che fanno anche i maschi e a volte anche la guerra. E mi sento un pirla che si muove con un treno ad alta velocità per raggiungere la notizia, che tornando a casa ha da lamentarsi per il disordine, che ha paura di un tracollo della borsa o peggio di non trovare un tavolo al ristorante. Quelle 3 giovani vite aspettavano che qualcosa o qualcuno le tirasse fuori dal limbo. Abbiamo dedicato gran parte delle notizie alla situazione sul campo di guerra e agli sforzi della diplomazia che sembrano non sortire alcun effetto. Ritorneremo sulla guerra in Ucraina. Ora una breve pausa con le previsioni del tempo. Una perturbazione veloce sta attraversando la nostra penisola portando qualche pioggia che non muterà la situazione di grave siccità che sta caratterizzando la stagione. I turni di lavoro si moltiplicano e diventano una nuova abitudine. Sono passate 3 settimane dall'arrivo della famiglia di Oksana a Milano, anzi, nel centro di accoglienza di Bresso, ed è il mio chiodo fisso. Quella che consideravo una vita reale diventa una specie di messa in scena. Non ci sto dentro.
Chiamo i miei fratelli. Sono inopinatamente risoluto. Me ne rendo conto perché non mi rispondono che un... Sì, va bene. Come vuoi tu. Tutti e tre. Li ho convinti. Anche loro vivono le mie stesse emozioni. Anche loro, come me, sentono la necessità di fare qualcosa. Non è altruismo. Lo facciamo per noi stessi. Oksana, in casa c'è posto. Faccia venire Irina e le bambine. Le sistemeremo nella camera libera. Lei potrà lavorare in pace, senza pensieri, sapendo che sono con lei al sicuro. E la casa sembrerà più... Oh, non sono riuscita a dire la parola viva. Mi sono accorto che era troppo, ma tant'è. Oksana non se l'è fatto dire due volte. Dopo giornate di attesa per renderle regolari con la formalità delle impronte digitali e il permesso per motivi umanitari in mano, eccole che arrivano. Una domenica sera a casa, tutte e tre. Irina con Olena e Alessia. Due bimbe di 13 e 8 anni che si tengono per mano e non spiccicano una parola di italiano. Mostro a Irina la loro stanza. Faccio segni con le mani. I letti, la biancheria, uno spazio negli armadi. Le bimbe stanno dietro la madre, non la mollano un istante. Poi la più piccola, Alessia, prende iniziativa. Si spalma per terra con la sua bambola. Ha visto qualcosa, la sua fantasia ha creato uno spazio. La bambola sta camminando lungo la decorazione del tappeto. Trattengo la voglia di fare altrettanto. Non sarebbe decoroso, ma riconosco la strada che sta percorrendo. L'ho fatta mille volte con le mie automobiline, incolonnate nel traffico immaginario dei miei anni 70. La voce di Oksana e di mia sorella annunciano che è pronta la cena. Io e i miei fratelli, insieme ai nuovi ospiti, mangiamo pasta asciutta. Non abbiamo avuto tempo di fare altro che una pasta con i pomodorini, per noi da masticare, per Gina tritata col mini pimmer. È un silenzio operoso. Chi porta i piatti, chi l'acqua, chi il pane scaldato al forno. Chissà cosa pensa Gina di quell'improvvisa vitalità che sta animando la sua casa, come tanti anni prima, quando eravamo noi bambini e lei la custode del focolare. Si dice così, no? Quest'oggi un'altra giornata di bombardamenti che si sono concentrati nella regione del Donbass, dove si confrontano le truppe ucraine del battaglione Azov in difesa della città di Mariupol. Spegniamo la TV. Fa strano, di solito è accesa 12 ore al giorno. Il silenzio diventa per un attimo opprimente. Ci guardiamo con sorrisi di circostanza. Oksana ha attenzione solo per Gina. Le prepara il bavaglino, quasi incurante della figlia e delle nipoti, come se non esistessero. Le sue attenzioni sono sul suo lavoro, e quel lavoro si chiama Gina. Il cucchiaio pronto per la prima imboccata. È a quel punto che Gina si decide, come un fulmine a ciel sereno, si dice così, e dice le due parole che nessuno aspettava. Buon appetito. Ha detto buon appetito. Nessuno di noi ci aveva pensato. Normale, come in qualunque altra cena. Finalmente una cena normale. Mi chiamo Alfredo Argento e questa è la mia storia. La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.